Eccoci qui ragazzi, welcome, benvenuti. Dov'è la telecamera in Ciao questa? ragazzi, buonasera, come state? Come state? Buonasera, 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 buonasera. Vediamo intanto se funziona tutto. Oggi siamo un po' col video sbiadito, ma ragazzi, cosa ci possiamo fare? Questi sono i potenti mezzi che abbiamo a disposizione. Eccoli qui, Balla Brothers. Un grande Ciao Jesus. ragazzi, ciao 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 ciao. Oggi siamo di Di persona. persona incredibile, Siamo. forse è la prima volta. È la prima volta che facciamo una talks di Una delle persona. prime, o la prima o Cazzo, la mi sa che c'è seconda, a ragione. Roma forse no, a Non Londra, ricordo. A Londra, sì, abbiamo forse a fatto Londra qualcosa a un paio. Londra. Allora, ragazzi, fateci sapere se si vede, se si sente, se com'è la situazione, perché è la prima volta che proviamo a fare questa Creator Talks così. Aspetta, che tra l'altro c'è qui. Brand, togliamo questa, togliamo questa, ta-da! Partè. Eccoci qui, eccoci qui. Tra l'altro vedi pure io ho le corna oggi, Fra, non sei l'unico con le L'hai corna. visto? Sì. Allora, per sentirsi si sente, vedere Fra è come vedere Gesù risorto. In Ah, è che vero, è senso? perché non ti fai più vedere tu, Fra. Vabbè, ragazzi, sono state settimane impegnative. Poi, quando si parla di e-commerce, cose così, lascio spazio a Nico e Nello che ne hanno ben più da raccontare di me ormai. Hola, hola, saluto amigos, si vede tutto, vedere Fra è come vedere. Innanzitutto auguri a tutte le donne, Auguri, auguri a auguri! tutte le donne, chi si identifica tale, vorrei Bravo, e a aggiungere. chi si identifica tale? Bravo, Madonna come sei politically Vabbè, correct. questa è la formazione canadese. Bravo, bravo, per vedersi si vede un po' maluccio ragazzi, questa è la telecamera dell'ultimo MacBook, quindi cioè l'ultimo MacBook e si vede che fa schifo, quindi Ma cioè. secondo me è colpa della luce, No, secondo me, no, un po' guarda, guarda, dell'illuminazione. te lo faccio vedere come si alza la luce. Non cambia niente, proprio a È quadrettoni una ci vediamo qua. merda e Sì, basta. fa proprio Beh, schifo. magari te la vendono in aggiunta a 6.000 euro. Cosa ha fatto al mento? Ah, vogliono sapere cosa hai fatto al mento. Perché sei metà bianco, Che metà ho nero. fatto al mento? Ragazzi, ho la barba Cosa bianca. è successo? Allora, i ragazzi sono sempre qui, ricordatelo. Ho la solita barba bianca. È per quello che si chiama Balla White Beard. Mica a caso. Però ormai è cambiato in Frankie. Esatto, perché è più friendly. Ciao, ciao, Fra, fa il gioco col cane che hai fatto vedere nelle storie di Instagram. Quello che è nelle storie. Allora, cosa quello ne hai solo con le fatto? donazioni ormai. Le reunion dei fratelli Balla. Gian, mi hai copiato la sedia. Daniele, sei tu che hai copiato la sedia a Luprezia, tra l'altro. Cioè, nel senso. Oltretutto, Anzi, quella, oltretutto. tu hai questa o questa? Non lo so, questa qui è proprio della. No, quella è di È Luprezia. del. Guarda quanto è grossa, è Ma proprio allora del io avevo boss. preso questa, poi ho detto Però vieni qua, Fra. per regalo gliene prendo una anche a Ah. Luprezia. Solo che io non mi ricordavo quale avessi preso e sono lazy, quindi non sono andato a rivedere su Amazon. Ho detto sicuramente ho preso quella XL. Assolutamente no, infatti ho preso una roba gigante. Esatto, ragazzi, io ho la mia crociata contro la regina. Non è vero, scherzo se ci stai ascoltando. Ma va, che crociata No, deve non ho la crociata Gianni? contro la Ma che regina. No, dici? Ma è una signora anzianissima. contro il regno, Fra. Perché Vabbè, contro il regno è è giusto. proprio una roba, Sì, è una, cioè, anacronistica questa anacronistico, cosa. sono Gente che ha d'accordo. preso il potere con la forza e oggi ha dei privilegi che non Allora, dovrebbe avere. c'è una frase di un film bellissimo che si chiama Il Conte Tacchia. Non so chi l'ha visto, Il Il Conte Conte Tacchia. Tacchia è Il geniale, Conte però non me Tacchia è lo bellissimo. ricordo. È Cos'è? un film con due attori bravissimi romani di cui non mi ricordo i nomi, però se lo cercate lo trovate. Anzi, ragazzi, cercate il Conte Tacchia e Ma condividete un dai, po' di informazioni. quello che poi ha fatto tutti i film Sì, romani. lui, però non sono una Vabbè, ora pippa te lo. con i No, nomi. neanch'io, Vabbè, infatti. sostanzialmente, qual è la storia? La storia è di questo figlio di falegname che però ambisce a essere nobile o a diventare conte, diventa molto amico di questo anziano nobile, no? Sergio Cor. No, questo è il regista. Vabbè, E quindi che buono. succede? Che alla fine, quando questo vecchio nobile è sul letto di Enrico Montesano era. Montesano, bravo, bravo, quando questo vecchio Ecco, nobile è bravo, sul l'ho letto di letto, non è morte, che. gli dice: ricordate una cosa, però, che il nonno del 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 nonno di qualsiasi nobile era uno stronzo come tutti l'arte. E questo comunque effettivamente ti dà un attimo il contesto, capito? Anche perché poi una roba che noi secondo me non pensiamo, ma
è controintuitiva, cioè i titoli nobiliari e tutti i titoli, diciamo, di questo genere sono stati assegnati per meriti, nel senso che non è che tu sei nobile per discendenza, qualcuno a un certo punto ha fatto qualcosa, quindi ha aiutato tendenzialmente qualcuno a compiere un'impresa e per questo aiuto ha ricevuto un titolo, una terra, eccetera eccetera. Ma guarda chi abbiamo qui! Madonna, Nello, ma guardalo! Fresh, eh? Ciao! Minimamente. Non ti ha contentaccato minimamente? Zero. No, stavo ascoltando il discorso. Non ti avevo visto che ci avevi raggiunto. Ma ha detto del nonno. Gianni, ringraziamo per la sub. Ma non ho capito qual è la sub che c'è stata. È sopra, secondo me. L'hai vista? Io non ho visto la sub. Dov'è la sub? Non c'è la sub. No, forse si è vista solo in sovraimpressione. No, grazie per la sub. Ok, io non l'ho vista la sub. Chi è che ha fatto la sub, ragazzi? Chi si è subato? Che boomeroni che siamo. Sì. Comunque, come insegna Davide, così si fa per ringraziare per la salma. Allora, va bene, quindi siamo tutti potenziali nobili e siamo tutti potenziali stronzi. Questo è il concetto. Però vieni qua. Beh, addirittura nel primo Novecento giocavano a carte i titoli nobiliari, se li giocavano a poker i titoli. Anche. Chi se li giocava a poker, Nello? Era consuetudine, inizio Novecento. Nello ne sa una più del diavolo. E tu, Nello, ne hai vinti o ne hai persi di titoli a poco? Comunque io Nello ce lo vedo bene a fare il nobile, guarda Conte Nello. No, non ho mai giocato... Duca Nello. La paghetta mi giocavo. Duca Nello. Sai di cosa parliamo questa sera, Nello? Hai letto il titolo? Odio vendere. Ma in questo caso si possono acquistare anche oggi, sì, ma sono delle truffe, vabbè. Sì, quelli sono degli scam. Quelli sono scam, aveva fatto un video Luis che aveva comprato e la mamma gli ha detto, ma sei un pirla, è una truffa! Insieme alle stelle si comprano. Oggi, alle stelle. Allora ragazzi, Baronello spacca. Allora ragazzi, oggi, ho detto sei volte, allora ragazzi, oggi parliamo di vendita, perché io ho sempre odiato vendere, non so qual è il tuo rapporto con la vendita. Beh, considerando che l'ho delegato a te per tutte le aziende, esatto, perché più di te. E consiglio che io lo odio. Allora, io odio vendere. Tra l'altro ho raccontato su Clubhouse una sera, penso, il mio trauma con i soldi, perché ho un trauma con i soldi, nella mia gestione dei soldi, e penso sia dovuto un giorno, Nello, ti racconto questa storia, lo racconto pure a tutti i nostri amici qui su Twitch, un giorno da piccolini, non mi ricordo per quale motivo, però chiedo 50.000 lire a mamma, non so per cosa, per un gioco probabilmente, okay. Mi serviva, ma era veramente molto piccolo, tipo andavo alle medie, non mi ricordo, vabbè, chiedo queste 50.000 lire, lei tira fuori queste 50.000 lire e dice, lei non ci dà, cioè ci dà tipo 20 euro al mese, certo, di paghetta, non mi ricordo com'era la storia, cosa così. Allora dice, allora guarda, queste sono 50.000 lire, io te le do pure una volta, però sappi che io per guadagnare queste 50.000 lire lavoro tutto un giorno, una giornata intera. E questa cosa qui mi ha messo un'ansia addosso, perché ho detto, cazzo, cioè mamma sacrifica un giorno della sua vita per questi soldi che magari te li sputtani con per una cena, per una cazzata, certo. Così, e mamma ha lavorato tutto il giorno, cioè tutto il giorno di mia mamma, la persona più importante della mia vita, questa cosa qui. E quindi ti dico, secondo me questa cosa mi ha molto fatto diventare molto attento all'uso dei soldi e comunque mi ha fatto creare pure questo rapporto non troppo sano con i soldi. Infatti una delle cose che ho apprezzato di più è stato quando ho scoperto quell'idea del buon Kiyosaki, che ha detto due cose nella sua vita, però è entrato nella storia con queste due cose. Ora una con... era entrare nel network. Esatto! poi è diventato quello. Che tra l'altro mi ricordo un giorno che mi sono comprato questo libro di Kiyosaki, che era il business... Minchia, già me l'hai detto anche mia madre, mi ha traumatizzato. ma ragazzi, vi veramente vi
Almeno a me è entrato dentro questa cosa qui. Che arriva. Perché cioè, lei lavorava dalla mattina, lavorava, andata in pensione adesso, tipo quest'anno, andata sì. in pensione. E lavorava dalla mattina, non la vedevo dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Lei mi ha detto: questi 50.000 lire, ora li vado a prendere, c'è cioè, da qualche parte. 50.000 euro. 50.000 euro. Ho detto, questi sono un giorno del mio lavoro. Io, tipo, così, tienili, mamma, non li voglio più. E quindi sono stato. C'è della serie di Redoi a te 30 per quello per il gesto. Sì, non, ovviamente trauma per tutta la vita di questa cosa. Però ecco, una cosa, ecco, a parte entra nel network marketing, la cosa di Kiyosaki che mi ha comunque mi è entrata molto è stata l'idea di scollegare il tuo tempo dai tuoi soldi. Questa cosa qui. Quella, perché... quella è, secondo me, tra le cose più importanti, perché sai, quando tu non hai un'idea dei soldi, chiaramente legati al lavoro, ma non per forza, però quando tu non hai un'idea chiara dei soldi, tu vivi i soldi che guadagni come quello che vali tu. Sì, è vero. E su questo, secondo me, si creano tutta una serie di incomprensioni, soprattutto tra magari spesso datore di lavoro e chi questo lavoro lo riceve, perché è come dire, se io da imprenditore so che devo comprare delle competenze sul mercato o magari addirittura neanche la competenza, proprio delle azioni specifiche, una persona che mi monta uno shop Shopify, ok? E sul mercato ad oggi magari quella competenza vale 100 euro. Se una persona dice, ma io ci metto 3 giorni a farlo e non puoi valutare 3 giorni del mio lavoro 100 euro, lì si crea un'incomprensione gigantesca. Perché da una parte una persona dice, ah, tu stai dando un valore alla mia vita, cioè la vita di un essere umano non può valere 100 euro. Non può valere 6 cioè, euro l'ora. È chiaro, ma ragionata così nulla, cioè ti conviene non uscire di casa, quello è il discorso. E dall'altra parte chi tendenzialmente poi acquista queste competenze sa e deve fare in modo da una parte di rispettare il budget e dall'altra di non essere il coglione che le paga il triplo del prezzo di mercato, anche infatti, perché poi devi essere competitivo, cioè sì. Non è che quei soldi ci vai a mignotte, sono dei cioè, costi sono... di un servizio che tu devi erogare. Esatto. Eccolo qui, guarda quanto mancava Franky, lo spendavo mio padre. Perché non ti ho mai fatto questo discorso, questa cosa fa ridere. Vabbè, comunque questa cosa detta è micidiale, perché effettivamente c'è questa provocazione che fa Alfione, che dice tu vieni pagato, quanto è il tuo valore? Esatto. Che effettivamente però è così, cioè quanto è il valore di mercato della, dell'esecuzione che tu stai andando a fare, tanto vieni pagato. Per questo poi diciamo ci sono due modi per fare più soldi: uno, aumentare il tuo valore orario. Quindi se io faccio un'azione che può fare anche un cane o un robot, è chiaro che mi costa meno far lavorare una mucca, un cane, che un essere umano. Assolutamente, certo. O un robot, adesso per essere un po' più nel giorno d'oggi. E quindi se il tuo ruolo è fare questo, è spostare un pacco da qui a qui, da qui a qui, è normale che, cioè, attenzione, perché quella competenza... Beh, ma su questo, senza neanche spostare i pacchi, lo vedi con chi faceva tendenzialmente i grafici o i designer su, diciamo, non, come si definiscono, quelli non bravi, ok? Mm-hmm. Quelli scarsi, che sono stati sostituiti da una serie di tool tipo Placeit, cioè un software, un robot, perché poi non è che i robot devono per forza essere fisici, un software è un robot, che in automatico tu carichi un'immagine e te la metti sulle magliette, sui poster, ti ci fai i loghi, ti ci fa... cioè... Quello una volta serviva un cristiano che stava lì, prendeva il PNG. Oggi è tutto drag and drop. Oggi è tutto drag and drop, addirittura tu gli dai l'immagine e lui te la applica su N formati. Mm-hmm. Io mi ricordo una volta quando dovevamo fare per gli infoprodotti i mock-up dei box. Ci sono le azioni di Photoshop. Tu scaricavi le azioni da Photoshop. Che già comunque è un hack per non avere un grafico. E già era un hack, perché tu facevi play e te lo montava. Te ritrovavi solo. Questo... come se fosse il box aperto. Tu lo facevi in 2D, in 2D e te lo montavi e poi in 3D. Premendo play ti arrivava in 3D. Già quello era un hack, perché se lo devi far fare a qualcuno ti chiedeva 10 volte di più. Adesso questa roba qui è automatizzata, che tu carichi il logo o l'immagine e te lo fa. Quindi, cioè, questa è l'automazione. Non per forza va a sostituire il muratore domani. Cioè, va a sostituire quelle task che sono, tra virgolette, ridondanti, o che magari sostituirle una volta ci vuole un po',
ma poi è un nuovo standard, capito? Tra l'altro Manuel ha detto esattamente, penso, il concetto che diceva Fra. Il problema è che viene sempre confuso il valore di una persona sul mercato e il valore di una persona dal punto di vista umano. Esatto. Cioè, esatto. Questo è proprio il punto. Quindi, una volta che uno capisce questo, il punto, la strategia è quella di aumentare il valore di mercato. È per questo che io consiglio, no? Nell'Academy noi siamo partiti dalle competenze che hanno maggior valore di mercato, perché male che va, te le vendi sul mercato. Ma infatti c'è, secondo me, un'altra idea che aiuta ad evolversi da questo punto di vista, o perlomeno a evolvere il proprio punto di vista sull'argomento, che è, vedila così, cioè il valore che tu puoi mettere nel mercato, cioè il tuo lavoro, non è dato da quello che sai, ok? Quindi le tue competenze con l'esperienza, quindi se l'hai già fatto vuol dire che lo sai fare meglio tendenzialmente, e a cosa dedichi tempo. Quindi è come dire, potenzialmente tutti noi, facendo i fattorini di Just Eat 8 ore al giorno, possiamo generare del valore. Però il problema, diciamo, psicologico rispetto a trattare il proprio tempo e le proprie competenze senza questa carica emotiva, qual è? È che ognuno identifica il lavoro che fa con la propria identità. Quindi una cosa che a me ha aiutato tantissimo è slegare queste idee e dire, ok, adesso qual è il mio obiettivo? È monetizzare, perché sto investendo magari in competenze, mi servono soldi poi per dare energia a queste competenze, quindi magari devo lanciare un business altro. Come posso monetizzare nel modo più facile possibile, premessi questi obiettivi che mi sono dato? E quindi fai qualsiasi roba, cioè fai le cose che ti pagano e non te ne frega niente se stai facendo, adesso faccio esempi magari che non sono applicabili, però se fai l'idraulico, porti la pizza o pulisci per terra, perché lì tu lo stai vedendo come un ho trade, queste quattro ore disponibili e mi dai dei soldi, basta, cioè non è che sono io, ma io pure mi pulisco il cesso, però non è che mi sento demotivato da questo, non è che dico, ah no, faccio i soldi, non pulisco un cesso, no, mi metto in ginocchio con la mano, pure senza brava guardi, Lucrezia, la brava Lucrezia che fai pulire i cessi a Fra. Però capite, quello è il discorso, cioè bisogna slegare l'identità dalle azioni che fai. Non è che se sei Berlusconi allora non laverai mai un piatto, non cucinerai mai. Guarda, un piatto, questo è un problema molto ampio, il problema del confondere se stessi con un personaggio, cioè entrare troppo con una narrativa. Esatto, entrare troppo nella tua narrativa, come quelle persone, io non lo farò mai questa cosa, ma io pure l'ho subita quando viaggiavo sempre in privato, che non volevo più prendere l'aereo commerciale, non volevo più andare nei mezzi pubblici, cioè se non sono io non è una cosa, invece se sono un coglione mi devo dare due schiaffi, dire che cazzo dici, vai a pedalare coglione. Però ecco, no, questa cosa qui è proprio, e c'è tanta gente che rimane, soprattutto chi inizia a ottenere successo, perché magari uno che parte normale non si fa neanche questi problemi, anche se mi ricordo con Igino, uno dei miei primi soci, c'era sempre questa diatriba del tipo, chi deve fare queste cose qui? Tutti vogliono fare gli imprenditori, vuol dire che non devi fare un cazzo, cioè, devi solo comandare. Devi comandare. E invece diceva, ci chiedevamo, tipo, cosa farebbe Berlusconi? E Berlusconi, se lo senti raccontare, Berlusconi faceva tutto, faceva da quello lì che imbiancava, al venditore, al manager, al middle manager, a quello che spazzava per terra. Perché effettivamente, cioè, ci sta, cioè, oh, sono un imprenditore, quindi io non le devo fare queste cose, ma vai a lavorare, poi lo dico a me. Guarda, e su questo mi voglio agganciare. Cioè, Nello, poi ti facciamo parlare pure a te. All'argomento di stasera. No, arriviamo all'argomento. No, infatti, ma stai a Milano, giusto? Stai a casa di... No, siamo nella stanza dello spirito e del tempo. Siamo in una bomba spazio temporale. È un nuovo prototipo, lo stiamo testando, se funziona lo droppiamo. No, allora, nella vendita per me è la stessa cosa, okay. Perché... le persone che non vogliono, e diciamo simile alla vendita vedo anche il marketing, cioè le persone, gli imprenditori che non vogliono mai cimentarsi nella vendita o nel marketing, mm-hmm. E in questo io in diversi momenti della mia vita mi ci metto in questo bucket, in qualche modo si perdono una parte di realtà, perché è come dire, io posso tranquillamente concentrarmi sul fare il prodotto, ok? Senza interessarmi di altre aree di quel business, di quel progetto. E quindi in qualche modo ti dà questo fake senso di comfort, e soprattutto quando hai a che fare con più soci che ti coprono, devi giustamente dare dei ruoli, il rischio è quello, è che ognuno si chiude nella propria bolla, e gli imprenditori veramente che a un certo punto dicono, no, io ho fatto il progetto, ci ho messo i soldi, e tu vendimelo, tu fammi il marketing, acquisiscimi i clienti, e se non ci riesci è colpa tua.
Sei un coglione! Glielo possiamo sei dire. Un coglione, sei un coglione. Coglione. Perché è meglio che inizi tu e ti fai tutte le parti, ti fai i volantini scritti a mano, fai la vendita tu e hai visto quali sono perché i problemi. Perché fare un prodotto non è fare l'imprenditore. Non c'entra niente. E poi se tu, cioè, se tu non metti quel prodotto nel mercato, non tocchi con le dita, con il naso, non senti i feedback di quel prodotto può essere che fa cagare, che non lo vuole nessuno, che non funzionerà mai. Guarda, io ti dico, io su questo ho proprio la perversione al lato opposto, perché è chiaro che più riesci ad avere contatto con, cioè io penso una cosa, no? Poi ci sarà chi la utilizza. Certo. Quindi più riesci ad avvicinare questo contatto, meglio riesci ad evolvere il tuo prodotto. Poi lo stiamo vedendo insieme questi 2 anni ormai che stiamo lanciando prodotti tecnologici, quindi hanno un approccio molto da startup e il contatto con la community è fondamentale. E io sono uno di quelli che se c'è un problema, se c'è una roba, magari contatto direttamente io la persona. Se c'è un bug, sono io che lo va a segnalare ai developer, sono io che vado a replicarlo. Magari perché il contatto diretto con tutto il cerchio che si chiude è fondamentale per avere un quadro completo sulla situazione. Poi è chiaro che quando ti strutturi non dovrai fare tutto tu, però avere quella capacità, averlo fatto anche in un certo momento della tua vita ti serve, perché parli soprattutto a chi si occuperà di questo da pari, perché sai quello che vuol dire e non è che stai lì delirando sulla tua sedia del comando e dici mi immagino che la vendita la fai così, così e cosa, ma l'hai provato, quindi sai le cose che non... Io ti dico, una delle esperienze di più valore che ho avuto a livello imprenditoriale, nonostante non era una task imprenditoriale, è stato vendere i servizi di Hotlead ai clienti, e non solo venderli, ma occuparmi di tutto il processo, dal processo di ideazione del prodotto, il processo di messa sul mercato, pubblicità di questo prodotto, feedback dei clienti. Certo. Cioè parlare con i clienti ed essere io a vendere, io odio venderlo, ho scritto come titolo di questa live, però mi ha permesso proprio di capire, perché tante volte quante volte noi ci facciamo una sega mentale sul prodotto, questa è una cosa geniale, poi viene il mercato e non se lo incula nessuno, certo. Oppure la gente non gli interessa quella roba lì, però nella nostra mente era una cosa perfetta, certo. E con Hotlead me ne sono proprio accorto, io spiegavo le cose, il prodotto è fatto così, perché mi hanno sempre detto tu devi spiegare bene il prodotto, devi avere il disco vendita e dire prima il pain, poi i benefici, poi le caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. Tipo le tue ciabatte riscaldabili, Leo, esattamente. Esattamente, Ricky, come le tue ciabatte riscaldabili. Quindi, invece, il fatto di essere proprio a contatto, e ti dico, oggi parliamo di vendita. Perché parliamo di vendita? Lo possiamo spoilerare, Nello? Si può? Ma io direi di no, abbiamo l'altro paio d'ore. Non si può spoilerare, però parliamo di vendita, perché una delle competenze che ho dovuto imparare è stata la vendita, e credo che soprattutto quando sei all'inizio della tua carriera imprenditoriale tu sei quasi più venditore che imprenditore. Se pensi agli startupper, gli startupper non sono imprenditori, sono venditori di idee. Cioè molto più bravi di noi, tra l'altro, che ce ne stiamo vendendo da soli e continuiamo a finanziarci. Anche perché anche lo startupper prima deve vendere l'idea a dei soci, a dei co-founder, sì. Quindi altre persone gli devi già vendere l'idea. Sì. Poi idealmente a degli early investor, quindi a persone che ti devono dare i soldi. Poi magari ai primi utenti o ai primi clienti, quindi veramente è una vendita la continua, startup soprattutto... è proprio un lavoro di ideazione e vendita, cioè ideazione, vendita, feedback e modifiche. Esatto. Quindi vendere è fondamentale in tantissimi processi. E poi secondo me uno degli aspetti per assurdo in cui, prima di tutto, che vuol dire vendere? Vuol dire che tu hai... Che vuol dire vendere, Fra? Secondo me vuol dire che esistono mille definizioni, okay. Io ti dico la mia. La mia vuol dire che riesci a comunicare in modo efficace un prodotto, un'idea, un concetto, e riesce a fare in modo che la persona dall'altra parte l'abbia genuinamente ascoltato. Ok? Poi le conseguenze, diciamo, di questo ascolto genuinamente, che vuol dire senza preconcetti, senza filtri. Mm. Quindi prima di tutto devi essere in grado di abbassare le difese, quelle che abbiamo tutti noi nei confronti del prossimo, no? Perché non ti conosco, quindi hai tutta una serie di difese
per evitare di perdere tempo, di prendere fregature e tutto il resto. Quando riesci a creare questa connessione, allora devi essere in grado di esprimere quello che vuoi dire, la tua idea, perché poi parliamo di vendere un'idea, no? Per essere tutta una conseguenza. Devi fare in modo che la esprimi quando non ci siano questi filtri. A quel punto poi è chiaro che se l'è espressa nel modo giusto, se è la persona giusta davanti, nel momento giusto, la, tra virgolette, conversione da quando la esprimi a quando questa persona magari la accetta nel suo sistema di idee, perché è compatibile, non perché l'ha manipolato o altre cazzate del genere, allora da lì è chiaro che è più facile l'azione. Allora ti rispondo per dire: questo è quello che pensavo prima di imparare a vendere. Ok. Perché la mia idea di vendere era proprio questo, riuscire a trasmettere bene una tua idea all'altra persona. Poi se quella persona la riesce, cioè gliela riesce a comunicare ed è nel momento giusto, il posto giusto, atteso il fatto che creare la relazione prima e abbassare quelle barriere è fondamentale, ma non è sempre possibile. Però questa idea qui, invece di dire devo raccontare la mia idea bene, il mio progetto bene, il mio prodotto bene, riuscire a... Questa qui, secondo me, non è il modo migliore di vendere. Perché, ed è quello a cui siamo abituati, e tant'è che su questo, diciamo, su questo stesso filone viene il preconcetto che tu devi essere un bravo, cioè devi essere uno bravo a parlare per saper vendere. Perché ti devo... L'ars oratoria. L'ars oratoria, eccetera. Devi essere bravo a parlare, devi saper tenere alta l'attenzione... devi riuscire a entrare in connessione con quella persona. Ci sono delle idee poi valide, non è tutto da buttare, ma non è secondo me il modo migliore per vendere. Perché sono, cioè è proprio il discorso del pitch, cioè pitchare non è il modo migliore per vendere, secondo me. Cioè pitchare che vuol dire, ragazzi? Vuol dire che tu prepari un disco vendita, un discorso di vendita. Questa è la storia, questo è il problema, questa è la soluzione, questo è il prodotto, eccetera. Cioè, raccontare questa cosa qui è un modo di vendere, effettivamente, e nelle startup si utilizza questo, standard. Per esempio. È lo standard delle startup. E anche quando un venditore entra in un'azienda, generalmente gli danno un disco di vendita. Quindi devi dire, allora, oggi in questi nuovi pro come sta? Che bello, fai i complimenti. Il venditore ti piace guadagnare. Leggi questo libro, Il venditore meraviglioso, quanti ne hanno consigliato? L'ho letto pure io, l'ho letto a 20 anni, ho letto questo cazzo di libro. Devi fare i complimenti, devi dire guarda che bella foto, ma che bella moglie che ha! Quello è suo figlio, anch'io avevo un figlio così. Devi fare tutte queste cose qui da vendita americana degli anni 70. Ma a mio avviso non è questo il modo migliore per vendere. Però prima vi racconto, allora vediamo un attimo. Vi racconto, prima di questo voglio sentire pure quello, il tuo modo, Nello, di vendere, ok? Allora leggo questa domanda a curiosità: se ho un sistema di acquisizione clienti che voi insegnate, non è semplice vendere? Ora rispondiamo pure a questa domanda, Clima, quindi vediamo un attimo, chiedo a Nello, che sta qui da 20 minuti, non ha ancora detto una parola, perché sai che questa cosa di essere fisicamente qui è molto diverso da parlare. Certo. C'è un molto questo più diretto. Allora, io volevo innanzitutto dire brevemente proprio la mia in merito a quello che state dicendo prima, cioè nel fatto di sporcarsi le mani, eccetera. Per me questa è stata proprio la scintilla che mi ha fatto iniziare nel settore, perché leggendo il libro Strategia Oceano Blu, lo posso dire perché ormai è un caldo, c'è un paragrafo... penso che lo sappiate, cioè conosciate già il concetto, che è l'esperienza della vendita, della gestione del management all'interno di Toyota, cioè il metodo Toyota, okay? Che è questo metodo che si chiama Genchi Genbutsu, una cosa del genere, non mi ricordo bene. Genchi Fighiputsu. Come si chiama, Nello? Scusa, no. Genchi Fighiputsu. Genchi Genbutsu, una cosa del genere, non mi ricordo bene. Che comunque praticamente è un concetto che a me colpì dall'inizio, che fu quello che mi ha fatto fare la svolta, perché praticamente... era questo metodo che insegnano ai manager dell'azienda, okay. Praticamente letteralmente era tradotto con scendi dove c'è il problema e sporcati le mani, praticamente. Cioè i manager dovevano scendere nelle linee di produzione, capire qual era il problema dell'operaio o comunque del prodotto, e tramite le loro skills da problem solver, tra virgolette, perché ovviamente se sei un manager... il presupposto è che tu mi devi risolvere il problema rispetto all'operaio, no?
Quindi devi andare dentro l'arena praticamente, ti devi sporcare le mani e poi mi devi dare un feedback secondo la tua forma mentis, che si presuppone sia un po' più evoluta a livello business rispetto ad una persona che sta in una linea di produzione. E questo è una cosa che dall'inizio poi ha sfalsato tutti quelli che erano i miei concetti da quando leggevo i libri, per dire: oh, l'imprenditore devi delegare, devi automatizzare, devi fare, devi dire, eccetera. Perché mi ha fatto avere un approccio, ti ripeto, ci tenevo a dirlo, perché veramente per me quella frase è stata proprio emblematica, tant'è che ad oggi, lo dicevo anche l'altra volta in diretta, l'e-commerce fu lanciato a gennaio, cioè io ho iniziato a fare io i pacchi, cioè sto facendo la logistica mia, ho iniziato io a fare i pacchi, è stato un ragazzo che da vicino vedeva come io evadevo l'ordine, da dove io dovevo aprire. Cosa? Tipo così, da vicino? Esatto, quindi per me è fondamentale questo concetto del fare per poi avere un output. E la vendita, per me, per la vendita, io anch'io sono nonostante abbia, diciamo, una faccia tosta sotto certi punti di vista, è una cosa che mi dà proprio, cioè la vendita diretta mi dà proprio fastidio, non lo so, mi dà fastidio insistere su una cosa o propormi in maniera esplicita. E ti racconto la mia esperienza per risolvere questa cosa. Cosa feci? Cosa che non ho mai raccontato, tra l'altro, stasera sono le rivelazioni. Non ti emozionare, Nello, sei tra amici. No, perché sono cose che avevo proprio rimosso. Praticamente, proprio per risolvere questo problema. Andai a fare una giornata con delle persone che facevano vendita porta a porta. Ok, cioè praticamente un altro modo per dire network marketing. No, loro facevano proprio, non lo so se, ma non so nemmeno se era network marketing, perché praticamente conoscevo questa persona che vedevo, cioè era una ragazza, ragazzi, io non l'avevo mai vista, aveva tipo 20 anni, una ragazzina alta così. Ma quella aveva una capacità di vendere, già, cioè quella si sedeva a tavola con i vecchietti per vendergli, stavano a pranzo, saliva sopra con una faccia tosta, cioè tengo sta scena stampata in mente, si sedeva a tavola e gli proponeva l'utenza per cambiare gestore telefonico piuttosto che l'utenza dell'elettricità, eccetera. E da lei, dopo aver fatto questa giornata che per me è stata top, ma lo feci apposta proprio perché dissi devo capire un attimo, perché com'è possibile una social selling, ma non lo so, ma può essere pure network, ma non lo so, però non credo che poi tutti quelli che vendono marketing, sinceramente, però non lo so, anche perché il primo giorno non era il mio obiettivo, era proprio per, cioè sono sempre uno che quando ha un una paura o comunque un timore, un punto debole, però una cosa che non riesce a fare, si forza di farla in un modo strano, cioè nel senso molto diretto, molto spartano. Quindi Nello, ti dico una cosa su questo è proprio quello che secondo me è l'idea sbagliata di vendere, cioè è un metodo di vendita quello, eh? Cioè il metodo della parlantina, che è il rapporto, ti siedi, inizi a intortare la situazione, ti fa offrire il caffè ed è il metodo, tra l'altro, che porta la maggior parte dei resi. Cioè noi avevamo un venditore in Hot Lead che era così proprio, e lui aveva un numero di persone che volevano scindere il contratto esagerato rispetto agli altri, tant'è che abbia detto: senti, ma abbiamo mandato uno a capire, ma tu che cazzo fai quando parli con la gente, che lì per lì la gente firma contratti della Madonna e poi tutti hanno il buyer remorse, si chiama, quindi il rimorso dell'acquirente, perché tu l'hai comunque intortato in qualche modo con la tua parlantina, col tuo carisma, con le tue parole, con anche con delle tecniche, no? Alcuni si chiamano lo yes set, quindi gli fai dire sì tante volte, hai fatto rapport prima, la PNL, tutte queste altre cagate così, no? Ed è comunque un metodo che in qualche modo per alcune persone funziona. Noi avevamo pure un altro tizio che era, adesso senza fare nomi, però che lui era, c'aveva 50 anni, da 50 anni vendeva così con la parlantina. Perché allora, sapeva intortare su questo. Sai qual è il problema? Secondo me, uno, non l'unico, ma uno dei più grandi, è che chiaramente quando una persona, soprattutto in fase di acquisto, si fa un'idea rispetto al venditore, al commerciale. Quindi questa tecnica qui mi sembra quella
dei ragazzi che per portare a letto una ragazza gli dicono ti amo al primo appuntamento, nel senso si fanno a vedere subito disponibili, che vogliono fare sul serio, iper disponibili, e poi chiaramente dopo le cose cambiano, tant'è che questi venditori solitamente basano la vendita su un aspetto molto umano dell'entrare in confidenza, del fare rapport appunto, e poi chiaramente, visto che a meno che non fai l'account e hai 5 clienti per volta, è chiaro che non è che puoi mantenere quel livello di attenzione e di cura per tutti i clienti, soprattutto se fai il venditore new business, cioè, sostanzialmente. Che vuol dire che ti occupi solo di fare entrare i clienti e poi non parli nuovi con nuovi clienti, non è che fai l'account e ti porti avanti un cliente per anni, cioè semplicemente faciliti dal marketing poi alla gestione del cliente interno, no? E in quel caso i clienti, tra virgolette, rimangono delusi oppure si aspettano quel livello di commitment, e questo l'ho visto nelle investigazioni, perché abbiamo avuto dei consulenti che avevano questo tipo di approccio e poi chiaramente diventavano orfani, schiavi del cliente. Esatto, il cliente, se il venditore si stacca, è orfano, esatto, del venditore. E io ho visto invece anche poi venditori o comunque account che diventavano schiavi del cliente perché erano stati troppo... non volevano creare quella rottura, capito? Perché magari era il loro unico modo di vendere e quindi volevano mantenere quel tipo di disponibilità o di rapporto. Si svegliano dall'ipnosi, bravissimo, perché molte volte sono veramente, sei in una sorta di trance, tra virgolette, nel senso che lì per lì ti fai prendere dall'entusiasmo del venditore. Il venditore meraviglioso dice questo, devi sempre sorridere, devi trasmettere il tuo entusiasmo, cioè poi figurati io che... non c'è cazzi. Che non c'ho cazzi di parlare con nessuno, quindi... Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, ragazzi, piccola domanda, qual è il senso in cui spesso... Ma vabbè, Giuseppe, stavo totalmente ottimista, stavo pure leggendo. Allora, no, ecco, quindi questa cosa qui, per quello ti dicevo che non è il modo migliore, né quello che mi hai raccontato tu, né quello che mi ha raccontato Nello, perché comunque, soprattutto, cioè, il pitch sicuramente, poi a meno che non stai pitchando un'azienda, però anche in quel caso ci sono altri modi per riuscire a entrare, poi dipende dalla situazione, devi pitchare, certo. Va bene. Però soprattutto nell'acquisizione clienti c'è un modo più interessante, perché quali sono... Allora, io voglio chiedere pure a voi ragazzi, a voi che siete qui in chat, volevo sapere da voi se come vi trovate con la vendita, cioè voi vi trovate a vostro agio, sapete vendere, che tipo di vendita fate, avete difficoltà a chiedere un prezzo, fate lo sconto, avete l'ansia di dover abbassare i prezzi, di avere difficoltà a dire il prezzo, avete paura del rifiuto, di inseguire i clienti, vi fanno ghosting i clienti, cioè sembra che ho chiuso e poi spariscono. Quindi fatemi sapere pure qual è la vostra esperienza, se l'avete avuta, ok? Allora, qualità prodotto versus intortaggio, nessuno dei due. Ora tra un po' vi do pure la mia soluzione, quello che ho imparato io. Funziona ancora la vendita a freddo al telefono? Immagino di no. Io vendevo a scuola, mi posizionavo bene. Io ho difficoltà a dare un prezzo quando faccio le consulenze face to face. Ok, quindi tiriamo fuori tutti quelli che sono le criticità, intanto che vedo che scrivete, vi racconto una storia che è stato uno dei primi servizi che ho venduto io con Europol di persona quando avevo rilevato l'agenzia. Era questo signore benestante di Roma, ok, signore di una certa età, poi lui di lavoro era nell'immobiliare, faceva il costruttore, quindi comunque era una persona di un'altra epoca che aveva comunque una confidenza con la parte commerciale. E mi ricordo eravamo da Palombini, che mi ha chiesto di vederci lì perché era vicino casa e tutto, e a un certo punto gli dico guarda, Palombini è un bar, e io poi ero molto tecnico, no, quindi dice guarda, le ore di investigazione sono queste, per fare il tuo, cioè per coprire quello di cui tu hai bisogno servono due agenti, li organizziamo così e così e così, stai vendendo il prodotto in moto, e gli dico questo è il prodotto, quindi se vuoi questo, questa è la soluzione, questo è il prezzo, no? Dice vabbè dai, fammi uno sconto. Dico guarda, al massimo facciamo di meno. Dice no, fammi uno sconto. Dico vabbè dai, ti faccio uno sconto.
lui vede lo sconto e mi dice no, no, mi prende il contratto in mano, sbarra il prezzo, ne scrive un altro e firma. E me lo ridà in mano. Quindi io completamente di rubo davanti a questo maestro della trattativa, alla fine firmo pure io e glielo do. Così. Queste sono proprio le tecniche di vendita aggressive che insegnano così ai venditori. Allora leggo perché sono arrivati tanti commenti interessanti. Allora, aspetta che qui non ho capito qua su, al contrario giù. Spesso nei video che vedo dicono che basta entrare nello street line ed appena si esce alla fine non ci dovrebbe essere problemi. Che vuol dire, Giuseppe? Non... col no. Allora, tipo, non so se voglio acquistare clienti, se voglio acquisire clienti per social media marketing agency. Va bene, cosa? Boh, non ho capito di cosa stai parlando. Io l'ho applicata solo 3 volte, ma la cifra massima era 150 euro. Sì, ragazzi, 150 euro. Poi vabbè, 150 euro una vendita, eh. Meglio la sconforma. L'unica volta che ho venduto un cellulare usato gli ho ridato 5 euro in più di resto, li ho lasciati perché facevo più, vabbè. Ok. Molti, quindi, qualcuno non ha mai venduto, immagino. Allora, per quello no, ma se vuoi acquisire clienti per il tuo nuovo operatore telefonico, scherzi a parte, non puoi acquisire clienti per quel lavoro così a freddo. Street line... Bala White Bear, che fine ha fatto? Eccolo qui, Bala White Bear. Io sono qui, ragazzi, sempre qui. Solo che non vengo summonato, e se non mi summonate... Fra, nel senso che poi oggi ti saresti rapportato con questo tipo? Come ti saresti rapportato con questo tipo? Beh, allora, col senno di poi avrei capito che era uno che basava tutta la sua trattativa, tra virgolette, sull'emotività e sul posizionamento. Quindi chiaramente lui faceva gioco sul fatto che era inesperto e la reazione che avrei avuto oggi col senno di poi sarebbe stato strappare il contratto ed alzarmene solo per creare una reazione e poi ripartire la trattativa e magari fargli anche più prezzo. Allora, clima, passiamo al sodo. Clima, guarda che ti banno pure dalla masterclass con questo atteggiamento. Passiamo al sodo. Questo è il sodo. Chi ha fatto iscrizione a vendita consulenziale, questa masterclass è inclusa. Clima, questa è oggi lanciamo. Niente, doveva togliere l'hype proprio, Clima. Mannaggia, Clima. Lanciamo la miseria, Clima. Ti ammazza a sballo. Oggi lanciamo ufficialmente vendita consulenziale e vogliamo darvi, dato che questa settimana di lancio, qualche insight, qualche idea. E rompere un po' di preconcetti che ci sono sulla vendita e raccontare pure un po' la mia esperienza e darvi un po' di tips da questo punto di vista. Allora, andiamo avanti. Come ho letto Bowie, dopo rispondiamo pure a quello. Allora, io personalmente la vendita con legame la faccio solo di persona su internet, sono molto più diretto sul prezzo, vantaggio, svantaggio, è come se non avessi tempo da perdere. È sbagliato pure questo. Rosy, grande Rosy, ciao Rosy. Ciao Rosy. Allora, se Phil vede quella sedia la vuole in regia. Allora, Rosy lavora a London One Radio, Ah sì. che è la radio numero uno di Londra, dove mi hanno chiamato un paio di settimane fa. Spacca Rosy. Allora, quella di Jordan è super aggressiva con gli script e cerca di chiudere sempre subito. Raramente puoi creare una relazione a lungo termine con la vendita. Sì, a me non piace quel tipo di vendita. È una masterclass per fare consulenze barra corsi di vendita consulenziale. No, dopo ne parliamo. Allora, per il B2B mi chiedono la maggior parte dei casi lo sconto o tipo la spedizione gratis. Non danno tanta importanza al prodotto, iniziano a fare paragoni con i fornitori che già acquistano. Ok, vendimi questa penna, esattamente, grande rosa. Vendimi questa penna e vendimi questa penna è un po' la cazzata sulla vendita, la Jordan Belfort, no? Vendimi questa penna, ok. Ora cerco di raccontarvi perché non voglio andare troppo lunghi, siamo già a 44 minuti, volevo fare un'oretta oggi. Cerco di raccontarvi qualche idea di questo, poi magari approfondiamo nei prossimi giorni. Però l'idea di fondo dell'approccio della vendita consulenziale rispetto alla vendita tradizionale, ci sono tanti metodi per vendere, non è che esiste quello giusto e quello sbagliato. Se tu sei un venditore di padelle,
hai la parlantina e vendi prodotti a basso prezzo, magari è perfetto che vai lì e inizi a imbastire. Se hai tanti potenziali clienti, quindi non te ne frega niente di bruciarli, ci sta pure che fai così. Cioè. Anche se io non sono d'accordo. Poi, tra l'altro, cioè, come giustamente diceva Mario, Belfort di base era un truffatore, cioè vendeva una cazzata, cioè vendeva un sogno che non era vero. Questa è una cosa che dico sempre a tutti quelli che dicono: no, il metodo di marketing di Vanna Marchi, oppure dicono il metodo di marketing dei truffatori, cioè ci fanno il metodo di vendita dei truffatori. Ma ragazzi, ma è sbagliato, perché o vendi una cosa che nessun altro può vendere, perché se tu vendi tipo la guarigione dalla malattia, da una malattia incurabile, tu gli vendi la guarigione, puoi di qualsiasi cosa ti pare. Guarda, su questo l'unico caso, su cui ancora non sono sicuro che sia così, è il caso di, come si chiamava lei, la Holmes, quella startup americana che ha fatto quella startup per i prelievi, sì, del Bad sangue, Blood. Bad Blood, non mi ricordo come si chiama, qualcosa Holmes, Lu, come si chiama la Holmes? Elizabeth Holmes. Ok. Che lei effettivamente, tra virgolette, ha truffato e ha raggiunto un risultato gigante con la sua startup in termini di finanziamenti e di valuation, mi pare intorno a... Però fra lì aveva pure conoscenze. Esatto, una lì, cosa... lì per quello e, ti e comunque ti posso dire che ricade nel mio stesso caso, perché ha fatto una promessa che tutti volevano e che nessun altro aveva. È facile raccogliere i soldi, è esattamente il caso che ho detto io, perché se tu dici... con una goccia di sangue ti faccio tutta l'analisi del sangue che ci vorrebbe, un fiaschetto di sangue e una settimana di analisi, certo, è, chiaro, cioè, no, è una promessa caso... così spropositata. Lei ha usato il segreto, le relazioni, però di fatto il punto di questa cosa, cioè la cosa che voglio sottolineare è che quando tu vendi vendi qualcosa che è una truffa, hai una promessa così spropositata rispetto a pure tutti gli altri concorrenti che nessun altro può fare, cioè guarire dalle malattie, far risorgere le persone, fare una roba impossibile. Assolutamente d'accordo. Che quindi, e c'è pure un impatto emotivo dietro che cioè non è proprio utilizzabile in nessun altro caso, a meno che non la stai sparando veramente grande. E non deve essere neanche, cioè deve essere proprio una stronzata catatonica, capito, che ti voglio dire, una vera e propria truffa. Quindi esattamente, cioè nel business tu non puoi, cioè puoi fare solo promesse che puoi mantenere, ovviamente. Anzi, tra l'altro, con questa strategia qui, quella della vendita consulenziale, tu abbassi le aspettative. Cioè una parte del processo è abbassare le aspettative. E la mia paura quando io andavo a vendere all'inizio era che se non dicevo sì a tutto, ma fa pure questo, sì, ma questo sito farà pure il caffè, sì, fa tutto. Ma è garantito, fa, sì. Sì, tutto quello che ti pare. Invece, quando ho scoperto, ho imparato, ci ho messo tempo, tanto studio, tanta applicazione, il metodo di vendita consulenziale, cioè il tuo potere è dire no alle persone. È cioè si ribalta proprio la vendita, non sei più tu che devi convincere qualcuno, ma sono quasi loro che devono convincere te, certo. Io faccio un esempio per spiegare la vendita consulenziale, così ci capiamo, ragazzi, una volta per tutti. Cioè la vendita consulenziale è come essere un dottore, un medico specialista. Quando tu vai dal medico specialista, c'è uno scozzo qui, quando vai dal medico specialista non è che quello ti dice dai, prendi questo farmaco e fatti questo intervento, ma cura l'allu, ti cura pure l'allu, tutto, sì. Tutto, ma poi mi fa pure fare pace con mi fa pure allungare il pene, ma sì, tutto, tutto fa tutto, questo non ti preoccupa, firma qui, guarda, firma qui, vuoi lo sconto, ti è pure lo sconto, no, non c'entra niente, quello sta con il suo camice, magari manco ti sorride, ti fa delle domande, tu ti spogli, davanti a lui ti spogli, ti tocca, ti fa male, dice ti fa male qui, no, qui no, qui sì, ah, aspetta, qui, ah, ok, tu sei lì nudo come un verme in balia di questa persona che ha un'autorevolezza molto alta, lui poi ti scrive quello che devi comprare in modo illeggibile, tu vai in farmacia, non sai neanche quanto pagherai e paghi, oppure l'operazione, tutto quello che c'è da fare, paghi. E non è il fatto, è vero, c'è la cosa medica, tutto quello che vogliamo, ma il punto è proprio cosa succede lì, cioè qual è il meccanismo che c'è dietro. Quindi se tu vuoi, se tu hai bisogno, se hai un problema e vai da uno specialista di quel problema, tu non sai neanche cosa ti ha prescritto quello specialista. Per quello dico che presentare il prodotto
è un metodo che secondo me non è il più efficace. Picciare, non è che il dottore ti piccia il pronto, allora abbiamo la rinazina, che questo qui te lo metti, quando te lo metti, oh, sentirà quando fai la previsione sul futuro, quando se lo metterà, poi non sarà tutto un piacere. No, non devi dire un cazzo, non funziona così. Allora, tra poco vi spiego qualche altra cosa su questo. Quello che facevo dall'inizio, dalla diagnosi, quello che posso fare, poi altre cose dico di andare da altri, ok, nì, esatto, ci siamo. Quello che faccio per non avere problemi, quando faccio qualcosa per un amico, dico, oh, ma guarda qua che c'è questo problema, lo sai che può succedere questo? Esatto, poi ovviamente va fatto sempre un grano salis e con un metodo, non è che devi solo demotivare le persone, perché poi la gente inizia a fare così, legge la nostra pagina di Hotlead che demotiviamo e basta, ma quello è il processo finale. Cioè la parte di demotivazione, la parte finale ovviamente. Clima dice, per consulenza intendete di fare le domande al cliente e capire le sue obiezioni, paure e sfondare? Una parte di quello che hai detto ha senso, l'altra parte no. Quindi sicuramente consulenziale, la consulenza si fa rovesciando la vendita. Quindi al posto di essere tu che parli 90% del tempo e ascolti 10%, quindi ciao, ti spiego questo prodotto, allora se hai bisogno di questo, questo fa questo, questo fa questo, fa questo, e poi ma fa pure questo, tutto il disco vendita si chiama disco perché tu lo metti e quello è sempre uguale, certo. E quindi tu parli 90% del tempo, lui ascolta 10%, e al contrario, cioè la vendita consulenziale, tu parli, io parlavo 10% del tempo. Io così ho cambiato totalmente il mio metodo. Prima io gli dicevo, allora esistono il nostro processo di vendita, il nostro processo di marketing funziona così, esiste il sistema, esiste il traffico, esiste quello, e gli spiegavo tutto sul prodotto, e quelli non capivano un cazzo, ovviamente, certo. Perché io pensavo in un'ora e mezza di raccontargli tutto quello che avevo imparato in 15 anni e quello che era il prodotto. Invece alla fine e convertivo poco e male e avevo problemi dopo. Quando ho cambiato questo approccio, cioè sono arrivato al fatto che io non parlavo, io facevo domande. Il cliente mi rispondeva a queste domande, quindi parlava soprattutto il potenziale cliente. E quello che racconto sempre io con Hotlead, con le consulenze di vendita di Hotlead, io ho imparato sul marketing, sul business, sulla vendita tantissimo. Perché io come un dottore mi mettevo il mio camice da esperto di marketing e facevo tutte le domande che volevo, anche quelle che non servivano per la trattativa, ma erano per la mia curiosità personale. Certo. Tipo, ma che altri metodi di vendita, che cosa utilizzi, che cosa fai? Alcune mi servivano per capire qual era la soluzione migliore che gli potevamo offrire, ma dall'altra parte altre era per la mia curiosità personale. Poi comunque magari erano informazioni nella mia testa, si univa a tutte le altre e mi dava un quadro più completo. Però ecco, quindi se vi posso dire principalmente l'idea che c'è di fondo è quella di essere tu uno specialista che deve individuare qual è il problema, qual è la condizione, la condizione in cui si trova questa persona, qual è il reale problema, come questo problema matcha con una tua soluzione. Cioè nel senso, e anche avere le palle di dire guarda che per questa cosa qui noi non ti possiamo aiutare. E molte volte tu sei stato così bravo, diciamo, a fare delle domande e ascoltare, perché poi si tratta di fare domande e ascoltare. Certo. È per questo che poi mi sono appassionato pure della vendita, perché, cioè, la vendita è tipo un'interrogazione in realtà. È come quando vado a fare gli esami ai ragazzi, la vendita ora. Sono io che faccio domande, ho il mio camicetto, non ti devo spiegare, non ti devo raccontare niente. Ti faccio domande e dico, guarda, forse abbiamo la soluzione per te, fammi capire meglio. Il budget lo tiro fuori dal cliente, non sono io mai che faccio, fammi una proposta, io scrivevo pagine e pagine, Madonna, di presentazione, che incubo. Ma io tante volte l'ho fatta questa cosa qui, preparavo la presentazione al tempo si chiama Nitro di Hotlead, mi ricordo che lo facevamo anche prima della vendita, cioè tu facevi application, noi ti facciamo l'analisi. E venivamo con l'analisi come degli 13 pagine a farti la vendita, e poi questi maledetti, poi c'hanno ragione perché tutti prendono il gratis, però se prendevano l'analisi non ti si inculavano, capito? Quindi è drammatico quell'approccio lì. Allora, il modulo che abbiamo fatto noi è obbligatorio per vendere? Assolutamente no, Bowie, non ti serve neanche un modulo per vendere. E in che senso tiri fuori il prezzo al cliente? Ora, Clima, a parte che se tu sei in vendita consulenziale non ti preoccupare che te lo vedrai bene. Chi fa le domande ha in mano la conversazione, è vero, ma bisogna pure capire che domande fai, cioè come gestisci questa cosa qui delle domande.
Bella questa puntata, sono contento perché la vendita è una di quelle cose fondamentali, soprattutto se vuoi, diciamo, metterti in proprio, se no, se non sei in grado di avere padronanza sulla vendita e sulla gestione anche del cliente, tenerlo a bada, cioè all'inizio era uno schiavo sessuale in termini di business dei clienti. E c'è chi lo fa per tutta la vita. E c'è chi tutta la vita rimane in quel giro di giostra, sì, e sì, rimane lo schiavo tutte le ore. Chiaro, mi ricordo con Francesca per i corsi. Certo. No, ogni ora, sì, scusa, stavo con la mia ragazza la domenica. Scusa, mi sta chiamando. Sì, allora, chi ti si incula, capito? No, che ti voglio dire? Perché non ero in grado di mettere dei boundaries, dei limiti. Invece nella vendita consulenziale tu proprio, cioè, tu scopri, ci prendi gusto, perché scopri che uno dei punti di forza di un consulente è mettere i paletti. Ma guarda, io questo mi ricordo quando seguivo Europol come venditore, come account, mi ricordo, cioè, una veramente delle lezioni più importanti è stata questa, cioè essere in grado, avere la forza, perché all'inizio veramente ti sembra quasi dire ma mi ha dato i soldi, poi soprattutto se è una cosa magari emotiva, come può essere l'ambito investigativo con persone che hanno problemi e tutto, però è sempre emotivo quando ci sono i soldi, anche se compri una fotocopiatrice che si rompe diventa emotivo, mi si è rotta questa, l'ho pagata, cioè, tutto diventa emotivo. Però veramente riuscire a dare delle regole, poi dare delle regole vuol dire che da una parte anche tu le devi rispettare, questo è un problema per tante persone che non stabiliscono delle regole perché poi magari non hanno neanche la voglia, tra virgolette, di rispettarle, quindi diventa ogni cosa è un'eccezione, quindi non si danno delle regole, così loro hanno sempre la via d'uscita, tra virgolette. Invece io l'approccio più efficace è proprio quello di dare delle regole prima di tutto, perché dai un'idea di professionalità, ed effettivamente è da professionisti darsi delle regole, e poi perché chiaramente metti dei paletti che evitano dei casi limiti che se no ti dovresti chargeare di più, oppure comunque non rientra tra le cose che vuoi fare. Invece chiarire esattamente quello, tra virgolette, che è compreso e quello che non è compreso, in che termine è compreso, è giusto, anche perché tutto quello che, tra virgolette, non dici, lo lasci all'immaginazione delle persone. Quindi soprattutto se non ti dai delle indicazioni, lo lasci all'immaginazione, vuol dire ognuno pensa quello che gli pare, e poi soprattutto tanti ci giocano pure, quindi... E ti dico un'altra cosa su questo, un'altra delle mie più grandi paure erano tipo quello che gli americani, non so se avete mai sentito questa espressione, chiamano l'elefante nella stanza. Cioè l'elefante nella stanza è quella domanda che tu che cerchi di far finta di non vedere, ma è così grande che è, magari è il tuo più grande problema del tuo prodotto, o è la più grande critica che fanno a quello che tu stai andando a vendere, o tipo per me era il budget pubblicitario è compreso o non è compreso. Certo. Ok, perché dicevo cazzo, già gli sto chiedendo dei soldi più il budget, e quindi all'inizio mi ricordo le prime volte io avevo proprio paura a dire questa cosa qui, e non lo dicevo. Certo. E quindi dicevo ma il budget è compreso o non è compreso, e quando tu impari, diciamo, a fare la vendita consulenziale, questa cosa qui diventa in realtà un tuo punto di forza, cioè puntare l'elefante nella stanza e dire guarda che c'è questa cosa qui che tu devi sapere. Quando tu sei il dottore, tra virgolette, certo, della vendita, se tu lo dici è poi il potenziale cliente che fa in modo di dire sì sì no, ma l'elefante lo so che c'è, sono in grado di gestirlo, certo, l'ho visto quell'elefante nella stanza. Quindi ovviamente il budget pubblicitario non deve essere compreso, però io avevo difficoltà a dire, ma questo è un esempio, ognuno c'ha la sua, del suo problema, della cosa da dire. Sì, tipo nelle investigazioni che non so, era, ma tu mi garantisci che scoprite qualcosa? Ok. Ok. Allora, poi meno stressante così, a quanto ho capito l'obiettivo non è farlo entrare per forza, ma filtrare chi deve entrare, una seconda fase di filtraggio, perché filtri prima con il marketing fatto prima, così. Allora sì, poi chiaramente questo metodo funziona al meglio quando tu hai un sistema di acquisizione clienti prima, quando porti il cliente col marketing, ma in ogni caso il principio è sempre uguale, cioè l'obiettivo è arrivare a una consulenza di vendita. La consulenza di vendita è un appuntamento in cui il potenziale cliente si impegna a prendersi del tempo da passare a ricevere del valore, perché attenzione, non è un trucchetto per vendere, questo è un modo di vendere che dà valore al cliente, che dà attenzione al cliente e che riesce a capire veramente quali sono i benefici. Perché se tu arrivi davanti a un cliente
e inizi a partire col tuo pippone di vendita, cioè tu non sai neanche se il prodotto che hai lo aiuta, cioè, veramente non hai idea di chi è dall'altra non hai idea parte. Di che cazzo stai, cioè di che cose gli serve, non gli serve. I venditori ovviamente molte volte vogliono fare il fatturato, portarsi i soldi a casa, se ne fottono, quindi certo. Sì vabbè, ti preoccupa, ma io avrei questo problema, va bene pure per te. Ok, guarda, io mi ricordo uno dei venditori, dei primi venditori che avevamo testato e mandato subito via, era uno di quelli che aveva un altro problema, perché questo è un altro problema della vendita: non solo non saper dire di no, non solo non saper mettere delle regole, ma fare overpromising. Ok, e poi ci stanno tutta una serie di spiega che cos'è overpromising. L'overpromising è fare una promessa esagerata. Guarda, che è tipo questa cosa qui, però non è esattamente questa cosa. Vai, spiegalo. È fare una promessa esagerata che sai già che non manterrai. Ok, quindi nel caso della lead generation, ad esempio, l'overpromising era un venditore che, a prescindere dal budget, dal caso proprio, era la sua tecnica: da domani il telefono non ti darà tregua per quante chiamate arriverà, sarà bollente. Okay. E questa è una roba malatissima che non puoi dire neanche se le farai tu quelle telefonate, perché crea un'aspettativa gigante, e poi magari sulla scia di questa promessa gigante che non puoi mantenere lui ti firma, però il primo giorno il telefono squilla 3 volte, il secondo giorno 4, il quarto giorno di nuovo 4 e basta. E allora è chiaro che l'aspettativa, per quanto irrealizzabile e folle, che gli ha messo in testa il venditore per chiudere, ha creato un danno che si poteva evitare, perché magari quella persona fino ad allora non aveva nuovi clienti. Ma non aveva proprio quel problema lì. Non è che si aspettava di... Però tu, per chiudere la vendita e gasarlo, gli hai fatto una... overpromise vuol dire fatto una promessa più grande di quella che era. Esatto. In realtà poi, diciamo, con l'esperienza, la cosa che invece funziona di più è abbassare l'aspettativa. Allora, ragazzi, stiamo mettendo tanta carne sul fuoco, sono contento che si senta questa cosa qui, che piaccia e sia utile. Poi chiaramente cerchiamo di darvi tanti, diciamo, input, raccontarvi anche poi nella pratica come si traducono queste cose. È chiaro che poi c'è un modello dietro. Voglio leggere questo commento di Clima che dice: secondo me queste competenze, acquisire clienti, che poi vuol dire generare un contatto di potenziale cliente, e vendere, quindi convertire quel contatto in un cliente, sono un must have per tutti, soprattutto per chi parte da zero e non sa che pesci prendere, non aspettavo altro. Assolutamente sì, io credo che siano le competenze più importanti. Vabbè, qui c'è un Grammar Nazi, promising, non promising. No, è promising. Io penso sia promising. E si pagano le fle. Va bene. Vabbè, comunque, secondo me questo io credo che sia stato un po' il cuore pulsante anche delle nostre aziende, perché se tu hai tanti potenziali clienti, cioè li sai generare e li sai convertire in clienti, cioè, puoi mandare avanti qualsiasi tipo di business. Io ti dico, su questa scia ho visto tante persone che imparavano le competenze della vendita e poi quasi davano per scontato il prodotto, e quindi dicevano: ma allora posso aprire un'agenzia immobiliare, ma posso fare marketing, ma allora posso fare pure quest'altro, e magari, cazzo, leveraggiando solo sulla vendita, riuscivano pure a start-upparle, poi magari non deliberavano. Vabbè, perché poi trovi quello che lo sa deliberare. Poi trovi quello che lo sa fare. Però la cosa della vendita veramente che è una di quelle competenze, diciamo, jolly. In colore, jolly, che tu puoi applicare a qualsiasi marketing cosa. Vendita è proprio... vendita perché è la parte più vicina ai soldi. Esatto. Cioè è la parte proprio al confine. Allora, io facevo questo esempio quando avevamo registrato questa puntata, mi ricordo a Miami, di Business Bang, in cui, che era un podcast che avevamo lanciato nel 2014, tipo 2013-2014, e spiegavo, diciamo, marketing e vendite come una partita di calcio, no? Cioè, nel senso, noi siamo abituati, soprattutto nella mentalità italiana, in cui la vendita è quella cosa che parte proprio dalla porta, quindi una squadra di calcio, un venditore vuol dire sviluppa il gioco dalla porta, deve trovare i potenziali clienti, la vendita a freddo, no? Quindi vedo le cose, trovo i potenziali clienti, entro a freddo, li contatto, sviluppo la relazione, arrivo, propongo il prodotto e chiudo il contratto e prendo i soldi. Esatto. Mentre in realtà la vendita non è tutta questa cosa qui. Cioè la vendita è, cioè questo è il campo da gioco, non lo gioca tutto il venditore. Il venditore è l'attaccante. L'attaccante deve ricevere le palle dal marketing, quindi
la difesa, che è il marketing, che il brand, la tua awareness, il posizionamento, la reason why, si sviluppa il gioco con il marketing operativo, con le strategie, con il funnel, certo. Quindi la parte alta del funnel, il medio funnel, e si generano dei lead. I lead sono dei passaggi alla vendita. Esatto. Cioè non è sono che il degli assist. Sono degli assist. Non è che il venditore deve andare a prendere la palla dalla difesa e portarla all'attacco. Esatto. Cioè è il marketing che sviluppa il gioco. Il marketing deve essere bravo a passarla, il venditore deve essere bravo a convertire, a concludere, a finalizzare, a fare certo, gol. Certo. Quella è la cosa. Quindi, ok. Chi è questa? Questa è la piccola Olivia. È Olivia che sta cercando di bucare. Quindi questa è un'idea secondo me molto utile per vedere il marketing e la vendita. Quindi, e poi praticamente il venditore poi in realtà, cioè uno che deve andare a vendere, si può fare anche quel minimo di marketing, come abbiamo fatto noi all'inizio con Hotlead, abbiamo fatto un minimo di sistema di acquisizione clienti, una pubblicità che prometteva una consulenza gratuita, cioè quindi minimo sistema è consulenza gratuita, e nella consulenza si propone la soluzione. Esatto. Ok? E questo si può fare anche senza marketing. Cioè tu vuoi, soprattutto all'inizio, quando uno magari non ha neanche il budget, vuoi convertire qualcuno, vuoi fare un e-commerce a qualcuno, vuoi fare la... Qualcuno chiedeva a Bowie, che hai fatto quella domanda, ora la prossima volta che la rifai ti banno, Bowie, no, sto scherzando, però. Per un'agenzia di social media marketing, cosa devo fare? Tu, anche se vai di persona dal cliente, dici, guarda, tu vuoi aumentare, vuoi essere meglio sui social media, vuoi fare una consulenza con me gratis, ci prendiamo un appuntamento e poi tu ti prendi quell'appuntamento anche se l'hai preso di persona e poi lì applichi un metodo di vendita consulenziale, quindi dai valore al cliente, lo ascolti, estrai tutte le informazioni che ti servono, tra cui il budget, che è solo una delle informazioni, certo, che estrae il consulente di vendita, e poi proponi la soluzione. E non deve essere una vendita aggressiva, che ok, firma qui, ora, adesso, se no non te lo posso fare. No, non serve fare così. Quando tu sei, quando hai un metodo, diciamo, certo, dietro... Esistono poi tutta una serie di... Certo, di strategie. Strategie per non inseguire il cliente. Per non inseguire il cliente, per raggiungere degli obiettivi, per far anticipare i soldi, per tutta una serie di comodità a livello di business, anzi, cioè quelle sono proprio delle, come dire, dei punti nevralgici che tu puoi toccare se stai utilizzando questo approccio. Certo, perché se tu fai il tuo disco vendita, non hai ascoltato un cazzo, non sai niente di quello che fa quello, non hai trovato il motivo, non hai capito se quel prodotto fa per lui, tutto il resto è solo mi fai uno sconto, sì, no, certo. Okay? Sì, perché diventa questione economica e basta. Allora, la consulenza può essere effettuata via Skype o chiamata? Assolutamente sì. Cioè, si può assolutamente, ed è come ho fatto io. Cioè, io a volte ho rifiutato dei clienti perché volevano che andassi in sede. Ho detto, guarda, io sto a Londra, quindi non posso venire nel tuo paese del cazzo a farti la consulenza di persona. Se vuoi la facciamo altre, queste sono le regole. Sì, no. Poi noi avevamo richieste di clienti, ma era un periodo in cui stavamo veramente in difficoltà. Quindi certo, non è che l'abbiamo fatto per... Però sapevamo, ok, abbiamo la procedura... Stick to the process e via, e ci ha ripagato questa cosa qui. Allora, clima, è una cosa molto tecnica questa che chiedi, perché non mi metti gli alert ai commenti, cosa è successo? Funziona tutto, ragazzi? Ci vedete, ci sentite? Mi date un feedback che non riesco a tirare fuori i commenti. Una cosa bella che ho studiato fino ad ora è che nei libri di economia, eccolo qui, ora l'ho messo, economia politica, il marketing e il reparto vendita è una funzione primaria dell'azienda, poiché lavorano sul prodotto con l'obiettivo di aumentare le vendite. L'unico problema è che il mio indirizzo di scuola superiore è amministrazione finanziaria e marketing, questa è l'unica cosa che abbia studiato. Ottimo. Ottimo. Ah, ok, si era solo impallato qui. Allora, dici ci sono differenze tra le due, come il distacco di quali sono le due, scusami, Bob. Ah, del telefono, ma no, anzi a volte col telefono funziona pure di più, quindi non è un problema. Tra l'altro questi sono metodi che funzionano sia per vendere, è chiaro che, cioè magari per vendere un oggettino che costa poco non ha neanche tanto senso avere queste competenze, ma questo permette di chiudere contratti da 200-500 euro. Noi abbiamo chiuso contratti da 100, 200 mila euro, 300 mila euro
con questo tipo di metodo. Perché poi dipende sempre quello del prodotto CBR, ma il metodo non cambia. Ma io ti dico la cosa più assurda di questo, io sono passato dal pitchare praticamente per un'ora il prodotto a non parlare del prodotto, che la gente dice, oh, guarda, io ho capito, va bene, dimmi, mandami il contratto e firmo, però mi spieghi cosa sto comprando? Certo. Perché giustamente, cioè, hai fatto tutto quanto, poi non è che chiudi al 100%, anche perché c'è come chiudere al 100%, non esiste. Una visione molto bella è che il prodotto non è altro che l'incarnazione della soluzione ad un problema. Quindi una persona ha un problema, a quel problema possono esserci, che ne so, tre possibili soluzioni. Per ogni soluzione ci possono essere tre prodotti, quindi il punto è che il prodotto veramente è una declinazione di quella che poi è la radice della cosa. Come il concetto dell'angle. Esatto, la radice è che quella persona c'ha un problema. Poi quello che è il prodotto che rappresenta la soluzione che va a risolvere quel problema è secondario. Il punto è se hai capito qual è il problema e se, se il tuo prodotto rappresenta una soluzione. Dico pure una cosa, non è che adesso andate e chiedete qual è il tuo problema e cerchi, cioè non è così che sì, si esatto, trova, esatto. Però... cioè già essere focalizzato e concettualmente esatto è concettuale come cosa, però già avere presente questo, provatelo da domani se avete qualche chiamata da fare, qualche vendita da fare, provate a cambiare questo approccio anche così con le cose che abbiamo imparato oggi, che è tipo il nulla rispetto insomma al metodo. Comunque, allora, dato che siamo già a 1:10 e io vi volevo salutare già 10 minuti fa, oggi noi apriamo questa settimana dedicata alla vendita consulenziale, e apriamo domani, quindi da questa sera apriamo l'iscrizione a questo master proprio sulla vendita consulenziale che vi metto qui in chat. Vai, ed è, tra l'altro, vediamo se lo riesco a prendere. Che bella, tra l'altro, questa pagina. Sì, è molto bella. Sarà il mio secondo master, quindi questo sarà il secondo master, lo farete con me dal vivo. E... hai già detto quando? Lu, quando inizia il master? Il 21 marzo iniziamo. E, sì, lezioni in diretta tutti i weekend. Poi trovate tutte le informazioni, magari la prossima live domani o dopodomani. No, dopodomani. Dopodomani abbiamo una live su Udi. Parliamo di Udi dopodomani. Però guardatevi la pagina, è spiegato un po' tutto, lo vedrete con me, e in pratica, diciamo, per darvi pure un po' il punto, non ci si può iscrivere così e basta, come avveniva una volta che prendi, paghi, ti iscrivi, perché bisogna anche qui superare un colloquio con un nostro consulente che, come sapete, non si fa problemi a dire tu no, perché noi non vogliamo problemi, quindi siamo noi a escludere le persone. E per chi entrerà imparerà a fare questo, imparerà a capire come vendere di più, diciamo, escludendo le persone, anche dicendo di no, anche dicendo di no, anzi, esattamente, cioè la cosa più, una delle cose più importanti questa. Quindi ecco, e chiaramente sono cioè una metodologia che dipende sempre da quello che dovete vendere, da quello che non dovete vendere. Vi darò pure lo script che utilizziamo noi in Hotlead, quindi se volete pure vendere prodotti di marketing è proprio perfetto. Lo script che ha venduto quanto? No, non voglio dire però milioni di euro di servizio. E soprattutto come andare a creare uno script di vendita consulenziale, perché ok vederne uno, certo. E poi all'interno della masterclass faremo proprio il gioco di ruolo, quindi uno venderà un altro con quello script, che è una cosa che è molto utile, figa, così io posso dare feedback in diretta. Come, ragazzi, come formo i nostri consulenti? Esattamente uguale, anzi, non gli faccio neanche tutte queste ore di formazione. Sì, forse. Quindi farò forse anche meglio. Farò partecipare. Anzi, i prossimi li prendiamo da qua. Esatto, assolutamente sì, assolutamente sì. La landing è rotta, in che senso la landing è rotta, ragazzi? A me si vede benissimo. Che non si vede, modalità di iscrizione, ok, poi la modalità di iscrizione, non c'è il pulsante, non c'è il pulsante, no, c'è, è qui sotto, sì, c'è, ragazzi, devo solo andare giù, c'è, no, non si apre il modulo, non va al pop-up, non si apre il modulo, vabbè, ragazzi, la mandiamo su Telegram, vabbè, ragazzi, il bello della diretta. Come faccio a prendere sonno? Non aveva internet alla fine. Avevi dimenticato la Y alla fine. Di cosa, ragazzi?
A me funziona, vi funziona il modulo? Il pop-up. Il pop-up? L'ho rilinkata io. Ah, ho sbagliato il link io. Ho sbagliato il link io. Però comunque io non mi si apre il modulo per candidarsi. Ah, allora funziona. Ah, Riccardo, ci sta, c'è Riccardo là. Grande Riccardo. A me non funziona il modulo, non so per quale motivo. Ah no, eccolo, Ah, eccolo. ora funziona. Bomba. Bravo, Riccardo. Ottimo, va bene, ora funziona. Va Magico Rick. bene, ragazzi, comunque è molto semplice. Vendita consulenziale.creators.academy, sempre per fare cose semplici, super, super, super facile. Ok, se non funziona, ragazzi, ricaricate e poi vi dovrebbe funzionare. Comunque, dai, ci diamo l'appuntamento su Telegram e vi diamo, magari domani facciamo un altro appuntamento oppure giovedì, perché mercoledì abbiamo l'appuntamento per Udine. Mercoledì, ragazzi, anzi, ne approfittiamo. Da questa settimana in poi, ogni mercoledì sarà dedicata ai progetti tecnologici. Una settimana Udi e una settimana Smart Cats. Quindi questa settimana parliamo di Udi e ci sono croccanti novità, e vorrei dire laser eyes novità. Ok, e quindi niente, gran figata, gran figata. Quindi direi ne parliamo domani. Cripto. Crypto news. No, non lo diciamo, non lo diciamo. Ne parliamo mercoledì. Ne parliamo mercoledì. Quindi ragazzi, andatevi a guardare intanto qui il master sulla vendita consulenziale perché è tanta 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 roba, lo farete con me. Vi proprio trasferirò tutto il nostro metodo e tutto quello che ho imparato in questi anni e quello che ci ha E che permesso hai di applicato in questi che ho anni. applicato in questi anni e che diciamo sono riuscito pure a trasferire in questi anni, perché alla Certo. fine non è che noi abbiamo preso venditori senior e li abbiamo diciamo che facevano, cioè alla fine i nostri migliori venditori sono quelli che ho formato io Sì, anche e perché il problema di quello che trovi là fuori è gente veramente che magari ha preso robe dall'americano per promising o di inculare o di manipolare la l'ultima, la testa vendita del. d'assalto la chiamano, che è proprio No, sbagliato, cioè non dovete fare la vendita più bella è quella d'assalto. sull'ipnosi. Ipnotizza i tuoi clienti, manipolagli il conscio. No, la vendi non bisogna fare tipo vendita d'assalto, ecco, questo per dire, non Non bisogna assalire bisogna assalire la la gente. gente, proprio è sbagliata questa cosa qui. Bene, ragazzi, mi mancano le interviste, anche a me mancano, ma il 16 abbiamo una prima live con un po' di persone. Adesso, ragazzi, datemi un attimo che facciamo tutto, riprendiamo tutto, Riorganizziamo tutto, riorganizziamo sì. tutto e si fa tutto quanto, va bene? Noi ci vediamo sul gruppo Telegram, ragazzi. Io sono contento con qui Franky, finalmente lo rivedo, lo ritocco, lo tocco Che anche per voi. bello, che bello. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao. Ciao.